Eccovi collegati con lo Stadio Olimpico di Roma, siamo nel preliminare della sfida tra la Roma e il Lione. Eccole le squadre che stanno entrando sul terreno di gioco, dobbiamo dire bella atmosfera allo Stadio Olimpico che si è riempito. Saranno, a parte la curva alla nostra sinistra, la curva nord che è completamente vuota e che ospita circa nel settore dei distinti 500 tifosi del Lione, per il resto di fronte a noi tribuna Tevere piena, curva sud piena, tribuna Montemario piena, e quindi sono circa 40.000 gli spettatori presenti allo Stadio Olimpico di Roma, forse qualcosa di più perché evidentemente nelle ultime ore del pomeriggio molti ci hanno ripensato e sono venuti qui allo stadio per tifare Roma. Sicuramente atmosfera che non ci aspettavamo almeno fino a ieri, perché erano previsti 30.000 spettatori, saranno quasi 45.000 adesso allo Stadio Olimpico. Abbiamo visto dopo tanto tempo la curva sud di nuovo piena e soprattutto cantare nel prepartita, quindi insomma la Roma per questa sera molto importante, per questa serata molto importante, ritrova il suo pubblico. Parte De Rossi, pallone lungo dalla parte opposta, la sponda in aria, Rudiger, traversa clamorosa, poi Salah di testa e paratissima del portiere in calcio d'angolo, paratissima da parte di Lopez, ma soprattutto clamorosa traversa di Rudiger che ha colpito la parte inferiore del montante con palla che poi ricaduta in area di rigore, quindi Roma vicinissima al gol del vantaggio. Poi Salah sulla ribattuta ha impegnato il portiere che con un vero e proprio miracolo è andato a deviare il pallone togliendolo praticamente dall'incrocio dei pali. Azione del Lione importante con una lotta vera e propria serratissima tra Valbuena e Fazio, alla meglio il giocatore della Roma che riesce a portare via il pallone, e poi la Roma che sviluppa il proprio gioco a destra con Bruno Perez, grande palla per Salah, esce il portiere, blocca il pallone in uscita su Salah che qui ha sprecato. Palla recuperata dagli uomini in maglia bianca che adesso provano ad attaccare prendendosi anche un attimo di respiro, perché la Roma praticamente dall'inizio della partita in questo primo quarto d'ora ha attaccato a testa bassa la squadra avversaria, che adesso prova a farsi vedere sul settore destro del campo con Cornet, che però poi perde il contrasto e finisce a terra, e c'è un calcio di punizione che verrà battuto dal Lione tra qualche istante alla sinistra della porta difesa da Allison. Siamo tra la linea del fallo laterale e il lato corto dell'area di rigore. Calcio di punizione dunque a favore del Lione, ci sarà ovviamente un cross in mezzo che verrà effettuato dal giocatore che sta collocando il pallone a terra, mentre l'arbitro dà l'ok per la battuta del calcio di punizione, va a contare i passi, è però inutile l'operazione perché c'è soltanto un uomo della Roma a comporre la mini barriera, e tra l'altro è a distanza già regolamentare. Sta per partire la punizione a favore del Lione, 0-0 il punteggio, parte il cross in mezzo, colpo di testa e rete, sulla prima palla gol dell'incontro il Lione si porta in vantaggio, doccia gelata per i tifosi della Roma, perché la Roma in questo primo quarto d'ora aveva fatto tantissimo, aveva creato i presupposti per portarsi in vantaggio, e invece su calcio piazzato arriva il gol del Lione segnato da Diakabi, che aveva segnato anche nella partita di andata il gol dell'1-0 a favore del Lione. Si mette malissimo adesso per la Roma, che dovrà segnare almeno 3 gol nel resto della partita senza subirne alcuno per passare il turno. Roma 0 Lione 1, Diakabi come l'andata, 1-0 per il Lione. Calcio di punizione a favore della Roma, siamo al 16° minuto e mezzo nel corso del primo tempo, Roma 0 Lione 1. Veramente sfortunata la Roma che aveva attaccato per 15 minuti, aveva colpito una clamorosa traversa con Rudiger, il portiere avversario aveva fatto una paratissima su Salah, lo stesso Salah si era divorato il gol del vantaggio con il portiere che è uscito a valanga su di lui. Insomma, 3 palle gol nitide per la Roma, e alla prima occasione sul calcio piazzato il Lione ha sbloccato il punteggio. De Rossi, calcio di punizione per la Roma, palla dentro e finisce in rete il pareggio della Roma, posizione regolare, gol dell'1-1. Io stavo per dirlo, il tempo a disposizione ce n'è, la Roma deve crederci, ma non l'ho detto per non illudere i tifosi all'ascolto e per non sembrare Strootman il giocatore che alla fine l'ha messa dentro, eh. È stato Strootman il giocatore a mandare il pallone in rete, un colpo quasi tra polpaccio e ginocchio, arti marziali. Esatto, tra polpaccio e ginocchio, con la parte posteriore del polpaccio addirittura completamente scomposto, è riuscito Strootman a farsi largo nelle maglie strettissime della difesa del Lione, a realizzare un gol importantissimo per la Roma, soprattutto perché ha realizzato un minuto dopo il gol del Lione, quindi va, diciamo, anche psicologicamente a frenare i bollori possibili
della squadra francese, che sulle ali dell'entusiasmo, insomma, del gol realizzato poteva diventare pericolosissima. Nainggolan adesso si alza con un tiro spettacolare che finisce di pochissimo al lato, alla destra della porta difesa da Lopez. Una giocata geniale quella di Nainggolan, che ha preso in controtempo non solo i difensori ma soprattutto il portiere. Se fosse entrato in rete sarebbe stato un gol fantastico quello di Nainggolan, che tra l'altro era terminato a terra dopo un contrasto e poi ha lasciato partire questa conclusione improvvisa al volo con il destro, palla che ha sfiorato l'incrocio di pali e portiere battuto. Doppio miracolo clamoroso da parte del portiere del Lione, Lopez, su una doppia conclusione da parte di Strootman. Davvero clamorosa la prima parata, poi sulla ribattuta Strootman ci ha provato nuovamente con il sinistro e il pallone è stato respinto nuovamente dal portiere in calcio d'angolo. Attenzione a Salah che controlla il pallone, dentro per Dzeko. Dzeko, la conclusione, ancora la parata del portiere avversario Lopez. Dzeko ha cercato l'angolino, aveva segnato un gol così in campionato, non ricordo contro chi, forse contro il Torino, aveva cercato l'angolino basso, però non è riuscito a dare molta potenza a questa conclusione. Se avesse alzato il pallone, beh, forse sarebbe stata più difficile per Lopez. Attenzione Nainggolan, il colpo di testa e poi la conclusione che finisce fuori. Un'altra parata di Lopez, un'altra parata di Lopez. La Roma ha trovato il fenomeno stasera tra i pali della porta del Lione. Un fenomeno questo Lopez, è riuscito a respingere anche questa conclusione di Nainggolan rischiando l'osso del collo sul palo. Parte il calcio d'angolo per la Roma, mischia in area di rigore, Salah alza il pallone al campanile, ancora una mischia, Salah che rincorre il pallone nei pressi della porta, spazzano gli uomini in maglia bianca e dunque si è ripartiti con lo stesso tema del primo tempo. Roma a testa bassa all'attacco del Lione per cercare il gol del 2-1, il gol della speranza. Ma attenzione al Lione. Sì, su un errore di Fazio, azione importante, si divorano i francesi il gol del 2-1. Almeno anche per la Roma dal punto di vista della sfortuna e delle occasioni, c'è questo punto importante, perché qui Lione poteva tranquillamente segnare il gol della mazzata. Attenzione alla Roma in area, il lancio verso Salah, attenzione, quasi autogol da parte del Lione su un inserimento di Salah malinteso tra il portiere Lopez e i due difensori centrali Mammana e DHB, che per poco non mandavano il pallone in rete. È nato un pallonetto del difensore Mammana che per fortuna dello stesso è finito fuori. Calcio d'angolo a favore della Roma, De Rossi va alla battuta sul palo più lontano, pallone che viene allontanato, El Shaarawy tocca il suo primo pallone, prova ad attaccare nella profondità, viene fermato fallosamente ma si rialza, recupera palla, palla dentro, mischia, rete! Rete della Roma! 2-1! Autogol in mischia in area di rigore sul primo inserimento da parte di Stefano El Shaarawy e il pallone finisce in rete. Quindi mossa importantissima di Spalletti con El Shaarawy che ruba il primo pallone della partita, che tocca, va verso il fondo, lo rimette in mezzo. Secondo me c'è stato autogol perché c'è stata una deviazione. Vediamo un po' adesso sul monitor di servizio, io ho visto autorete, vediamo un po'. Sì, è stata chiaramente un'autorete. È stata l'autorete e tra l'altro va detto che va premiata in questo senso la caparbietà di El Shaarawy, che era stato messo a terra praticamente, si è rialzato e ha messo in mezzo il pallone su cui si sono avventati i due difensori centrali del Lione, che poi la palla è stata toccata da uno dei due, da Mammana, e poi carambolata sulle gambe, se non vado errato, di Toussaint. Esatto, infatti Toussaint, la grafica ci conforta in quello che era stata la nostra sensazione. Il pallone è stato toccato da Mammana, poi è rimpallato sul piede di Toussaint che di fatto l'ha spedito in rete, una sorta di flash come si giocava a biliardino, no? Con il difensore che rinvia e la palla che poi finisce sul lato difensore finisce. E comunque posso dirti una cosa, rivedendo il replay, dietro ai due difensori del Lione c'erano tre giocatori della Roma, quindi se non l'avessero preso il pallone comunque era gol della Roma, perché lì dietro c'erano tre giocatori e la porta era vuota. Quindi sì, certo è stato un bel flipper, adesso abbiamo rivisto un'altra inquadratura, sì, un po' biliardino, diciamo. Sì, è stato un rimpallo stranissimo tra i due difensori. Comunque va anche detto che questo probabilmente è stato il primo errore in assoluto di questa partita del portiere Lopez, perché su questo pallone effettivamente poteva arrivarci, era un rasoterra non troppo distante dall'area piccola, lui lo ha semplicemente sfiorato e si è fatto sopravanzare. Forse se avesse toccato questo pallone ci poteva arrivare, ma insomma adesso dopo una prestazione del genere ha dimostrato di essere umano Lopez e soprattutto ha rimesso in carreggiata la Roma, che a questo punto sulle ali dell'entusiasmo, sentite l'incitamento da parte dei 40.000 dell'Olimpico, deve realizzare un solo gol per passare il turno. Eh sì, 2-1 per la Roma, adesso ovviamente cresce l'entusiasmo e cresce anche la forza. El Shaarawy in area di rigore, il dribbling, El Shaarawy, la conclusione fuori,
di pochissimo. Incredibile chance per la Roma, disperato anche Spalletti, aveva fatto una grandissima cosa il Sharawi, ma tutti in piedi ad applaudire il faraone che è entrato in campo e ha cambiato la partita, prima consentendo alla Roma di portarsi sul 2-1 e poi con questa azione ha voluto fare tutto da solo dopo un dribbling difficilissimo, ha cercato di chiudere il tiro con il destro, tiro che però è finito fuori e in mezzo erano liberi Dzeko e Salah che si sono disperati prima ma poi hanno incitato il giocatore che ha letteralmente cambiato il potenziale offensivo della Roma da quando è entrato in campo. Pallone che finisce nella tre quarti di campo con gli uomini in maglia bianca che lo recuperano e provano ad attaccare sul settore sinistro con Valbuena che si porta sul lato corto dell'area di rigore, attende i rinforzi, attenzione, questa è un'azione importante del Lione con palla che finisce alta sopra la traversa, secondo errore importantissimo dei giocatori del Lione che avevano sfiorato poco fa il punto del 2-1, avevano sfiorato il gol del vantaggio qualche minuto fa, poi El Shaarawy è portato invece la Roma in vantaggio 2-1, adesso hanno sfiorato il 2-2, seconda palla gol per il Lione negli ultimi 7 minuti, poi Fazio commette un errore e può partire il contropiede del Lione, sono queste le cose che non deve assolutamente fare la Roma, in particolare gli errori individuali come questo di Fazio che faceva bene magari a spazzare il pallone a metà campo anziché sbagliare questo passaggio. Una conclusione, Alisson si supera imitando Lopez e salvando la porta della Roma da quello che poteva essere il gol che avrebbe chiuso definitivamente il discorso qualificazione, perché se il Lione avesse segnato il 2-2 sarebbe stata durissima per la Roma, quasi impossibile, sarebbe stata una vera e propria mazzata. Qui Alisson si è superato perché il tiro a girare di Tolisso sarebbe finito in porta e quindi parata importantissima, se non fosse stato per il portiere Lopez il Lione stasera ne avrebbe presi 4-5. La Roma ci prova, lato corto dell'area di rigore, il cross in mezzo, una deviazione per El Shaarawy che controlla palla, mischia Dzeko alto, ma c'è stata la deviazione da parte del difensore del Lione Diakabi che non lo molla di mezzo metro Dzeko e gli va a togliere tutti i palloni, glieli va comunque a sporcare quando non lo anticipa. Anche Florenzi presente in tribuna d'onore si sta divorando le unghie delle mani alla ricerca del gol della qualificazione, sta cercando di spingere i suoi. Nainggolan attacca, che passaggio sbagliato questo di Nainggolan, un suicidio di Nainggolan che lancia adesso il Lione in contropiede, addirittura Totti costretto a retrocedere all'indietro, posizione regolare, grande Alisson, grandissimo Alisson che tiene la Roma ancora in partita, veramente un'uscita che vale come un gol questa di Alisson che è andato ad anticipare l'attaccante del Lione che è entrato verso l'area avversaria, adesso si sta prendendo le male parole del suo compagno di squadra che era liberissimo, credo che sia stato Cornet il giocatore a divorarsi, è stato lui. Cornet a divorarsi il gol qualificazione per il Lione, il gol che poteva chiudere definitivamente i conti, grande uscita di Alisson che ha salvato tutto, ma che errore quello di Nainggolan. Manca ancora un gol alla Roma per qualificarsi ai quarti di finale, altrimenti i giallorossi saranno fuori. Manolasse per Rudiger che controlla il pallone con il sinistro, attacca a testa bassa Rudiger, supera la linea centrale del campo, a qualche metro libero davanti a sé, tutto il Lione ripiegato nella propria area di rigore, Rudiger decide di andarsene da solo, poi scarica a destra per Perotti, la finta a rientrare, il cross in mezzo, Dzeko di testa, pallone che finisce alto sopra la traversa accarezzando l'esterno della rete. 90 secondi a fischio finale, direttore di gara, punizione per la Roma già battuta con Totti che si va a prendere il pallone nella propria metà campo e decide di lanciare lunghissimo nella metà campo avversaria dove Dzeko controlla il pallone di testa per El Shaarawy che attacca sul settore destro del campo, viene affrontato da due uomini, riesce a dare palla in mezzo, mischia in area, Dzeko alto dopo una mischia in area di rigore, forse c'è stata deviazione, sì è così, calcio d'angolo anche per la Roma, Alisson va verso l'area di rigore, un minuto alla conclusione della partita, calcio d'angolo per la Roma, ultima chance per la squadra giallorossa, anche Alisson va nell'area di rigore avversaria, dalla bandierina vediamo Francesco Totti pronto a battere il corner a favore della squadra giallorossa, l'area di rigore piena, intasata ai giocatori, decide di battere corto, la conclusione nei pressi della linea, il salvataggio da parte di Jallet, pallone che finisce nuovamente sui piedi di Totti, il cross in mezzo, il mucchio, El Shaarawy, va alla conclusione, Murata, ancora El Shaarawy che recupera palla, la butta dentro, niente da fare, il pallone viene raccolto da Lopez che lo raccoglie tra le mani e ormai mancano soltanto 20 secondi al fischio finale, il direttore di gara e il portiere si tuffa con la palla a terra. C'è stato questo ultimo brivido nell'area di rigore del Lione con l'assalto finale della Roma che purtroppo per la squadra giallorossa non ha avuto buon fine. Il rilancio del portiere va a pescare addirittura Fekir in posizione però di fuorigioco, calcio di
connessione per la Roma con palla che viene recuperata dal portiere Allison. Vediamo se il direttore di gara deciderà di concedere altro recupero per questo finale. C'è il lancio lungo da parte di Nainggolan, sì, 30 secondi di recupero supplementare. Ultima azione per la Roma con Salah che butta il pallone in mezzo. Dzeko prova di testa a difenderlo, ma i giocatori del Leone riescono a recuperare l'ultimo pallone importantissimo. All'arbitro fischia la fine. Il Leone è ai quarti di finale di Europa League. La Roma viene eliminata. Finisce 2-1 per i giallorossi, ma non basta. È tutto dallo Stadio Olimpico. Dobbiamo restituire immediatamente la linea agli studi di Saxa Rubra. Ci sono gli applausi del pubblico dello Stadio Olimpico, ma la Roma abbandona l'Europa. 2-1 per i giallorossi, ma non basta. Linea a Saxa Rubra.